Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo weekly vlog. Ultimamente mi piace molto di più fare i weekly perché riesco a mettervi più cose che faccio durante la settimana. Ora, contate che questa settimana è iniziata molto tardi perché sono le 11:20, ma questi giorni sono andata a dormire tardissimo. E voi direte, dov'è la novità esattamente, Ilaria? No, in realtà avevo ripreso un regime quasi normale e quindi insomma rieccoci qua. Poi ieri sera ho fatto una live su Instagram, ieri è stata la giornata live. Poi l'altro giorno sono andata in missione per registrarvi contenuti da ragazza single. Quindi ho registrato sia il reel, sia il TikTok che il video su YouTube che avete visto. L'avete apprezzato tantissimo, ma purtroppo insomma, come vi ho già spiegato, in questo periodo le visualizzazioni in generale sono molto basse. Non lo so perché a volte succede, vabbè. In realtà stamattina mi sono svegliata, ho aperto gli occhi e già ho dovuto fare 8000 robe. Ho dovuto mandare un po' di documenti, fare un po' di cose importanti. Infatti adesso mi è arrivata una delle risposte per email e devo guardarla. Pomeriggio devo andare a parlare con la tatuatrice. È un po' che non la vedo Jessica, quindi le devo spiegare un po' di cose. Le faccio vedere come sta andando il laser e tutto quanto. Vediamo se si può decidere già qualcosa da fare. Ne dubito, però diciamo che ho visto un'idea. Poi dopo che avrò parlato con lei ne parlerò poi anche a voi. Ora devo ancora fare la mia colazioncina. La dieta, come vedete, continua. Interessante, io mi sto mangiando il mio mandarino. Tra l'altro mi fa volare come ogni volta io sia. Guardate, cioè riesco a togliere ogni filamento. Qua sto preparando le zucchine. Ecco, in questo caso le ho lasciate un po' troppo perché nel mentre sto facendo altre cose è di dover sempre avere queste verdure pronte. Poi devo preparare il pranzo per mio padre e devo anche andarmi a preparare. Volevo sistemare i capelli perché ieri li ho lavati, li ho asciugati, ma come vedete si sono già frigirati tutti. E poi mi deve arrivare un pacchetto, che anche lì quando mi arriverà vi spiegherò la storia di questo pacchetto, perché vi giuro non c'è una cosa che io faccio nella vita che è dici oh questo è e questo è. No, c'è sempre qualcosa dietro, qualcosa da raccontare, un motivo specifico. E poi mi è venuto in mente, ragazzi, che è uscito un nuovo film di Ant-Man. Ieri quando stavo in diretta me lo avete ricordato, io me l'ho completamente dimenticata perché Ant-Man mi piace, però c'è sempre quella cosa del però. Quindi lo vorrei andare a vedere. Vedo appunto se riesco a farlo oggi, perché poi questa settimana ho un sacco di cose da fare. C'è chi è che inizia i weekly di giovedì. Vediamo se appunto riesco ad andare, perché poi stasera c'è MasterChef. Quindi dovrei andarci subito dopo che passo dalla tatuatrice. Altrimenti dovrei andare domani, dopo che vado a fare il laser. Che devo andare a rifare il laser alla scialla. Ora, mentre faccio una piccola pausa al computer a lavorare, mi accendo anche la candelina di Avonmay. Questa qui è Bahamas ed è quella con i tre stoppini. Io l'accendo ogni giorno e guardate quanta è la durata di queste candele. Tra l'altro hanno una cera naturale di soia. Mi avete chiesto un sacco di informazioni per quanto riguarda le varie fragranze. La cosa bella è che sul sito, come vi faccio vedere adesso, sono descritte proprio le fragranze, quindi non vi potete sbagliare. Questa qui è la candela sul sito e qui è descritta la fragranza cocco, mono e vaniglia. Poi è molto delicata, io sono molto sensibile agli odori. E questa non vi fa venire mal di testa, ce la potete tenere letteralmente tutto il giorno. E poi guardate che bella. Ovviamente ci sono anche le versioni piccoline, tipo questa qui che infatti ha uno stoppino singolo, questa qui è nuova. Oppure ragazzi, un'altra delle mie cose preferite, i profumi. Io ad esempio ho questi due e Beach Bliss, ve lo devo dire, anche questo super dolce, contiene cocco. Infatti vi ho fatto con esempio con il carrello per farvi anche vedere il codice sconto applicato. Contate che con il codice ILATRY avete il 50% di sconto senza spesa minima su qualsiasi prodotto, ma se raggiungete almeno 39 euro di spesa, quando andate su applica coupon vi fa scegliere una candela in regalo. Eccola qua. Qui avete tutte le cosine, oppure comunque i diffusori, insomma avete un prodotto comunque in full size in omaggio. Sempre le fragranze ovviamente descritte, andiamo a scegliere tipo questa. E come vedete in questo caso vi ha tolto tipo 50 euro di spesa e ne pagate soltanto 20. Quindi se volevate provare qualcosa è il momento giusto. Ripeto, tutti i link sotto per avere queste candele, questi prodottini fantastici, anche perché poi è pieno, pieno di prodotti. Bene, i miei programmi sono tutti andati a farsi benedire dal momento in cui ho voluto
così, dal nulla, iniziare un concerto privato per i miei tre cani in salone a casa mia da sola, mentirei se dicessi che non succede almeno 3 volte su 7 a settimana, quindi tempo che poi ho cucinato, ho fatto cose, sono quasi le 2, quindi mi sono preparata il pranzo, couscous, ceci, zucchine, adesso mi metto una bella puntata di Elisa True Crime e poi diciamo ho rivisto un po' i miei programmi per oggi perché mi sono detta: se domani devo far uscire un video assolutamente su YouTube, devo editarlo ovviamente oggi. E quindi pomeriggio niente cinema, però posso andarci domani dopo il laser, il che avrebbe sicuramente più senso. Quindi mi sono detta, prepararsi, fare cose adesso non è importante. Va bene così, insomma, la mia tatuatrice se ne farà una ragione se mi vedrà con questa faccia. In più mi deve venire il ciclo, quindi sono piena di brufoletti. Cioè letteralmente, guardate, sempre negli stessi punti mi vengono tra l'altro. O qui al lato del viso oppure sul mento, sempre uguale. Strano che non avevo ancora fatto un video dove parlasse di Richard Ramirez. Io sono super ossessionata col true crime da sempre, guardo anche programmi in TV con mia madre da quando ero piccola. Questa penso sia una delle storie che dicono sempre tutti che è più famosa, quindi pensavo lei ne avesse già parlato, in realtà no. Io molto affascinata da queste cose, devo dire. Dovrebbe essere arrivato il pacchetto che stavo aspettando. Quindi vabbè, ho tolto tutte le etichette, non ci fate caso che come vedete le ho tolte molto bene. Andiamo ad aprire. È la prima volta che ordino da questo sito. E soprattutto adesso vi faccio vedere cosa ho preso. E come vi dicevo prima, poi vi racconto la storia che c'è dietro. Io ci sono periodi della mia vita dove non compro scarpe. Periodi dove tipo questo ne ho comprate 3. Vediamo se riconoscete il brand. Di nuovo lui! E vi faccio vedere il modello che ho preso. E soprattutto proviamo se ci va bene, perché anche per la questione numero c'è tutta un'altra storia dietro. Ah, intanto vi parto col dire che questo è il mio secondo paio di scarpe di questo stilista. Le prime le avete viste, ne ho indossate tantissimo e sono quelle di tela. Questa diciamo è la versione un po' più fancy. E soprattutto che era sold out ovunque per un periodo, non la potevi prendere. E invece, eccola qua. Giuro, ha un design che a me fa impazzire, con tutte queste parti tipo con la cartapesta e ogni scarpa è diversa dall'altra. E quindi queste insomma erano introvabili. Poi la storia curiosa e affascinante è che Alessia l'altro giorno mi manda un link. È sempre colpa di Alessia comunque, cioè, ve lo dico. Mi manda il link di Farfetch, che è un sito che appunto rivende tutti questi brand, questi marchi. Se vi ricordate, uno degli ultimi vlog che vi ho fatto in Corea, io ero andata nel centro commerciale, quello di Hyundai, e c'era un negozio che rivendeva questo marchio. E questo modello aveva soltanto il 42, quindi insomma avevamo abbandonato la missione. Mi manda il link, aveva il modello e il numero scontati, cioè ragazzi, il modello e il numero nostro che è 40 era scontato. In più avevamo un altro sconto da aggiungere, quindi alla fine le ho pagate tipo non poco, perché non sono scarpe che costano poco purtroppo, però molto meno di quello che costano. E quindi abbiamo detto vabbè, proviamole, prendiamole. Ora, lei le ha provate e ha detto che le vanno bene. Io, però, portando un numero leggermente più grande del suo, non so se mi staranno bene. Cioè, sto sperando in tutti i modi che non mi stiano bene per poterle rimandare indietro, perché, diciamo, non era proprio il periodo giusto per spendere questi soldi. Vabbè, in realtà sto in tuta e in ciabattelle, però ce ne farei una ragione. Però, i ragazzi, io le sento un po' piccole, cioè non vorrei auto-influenzare la mia mente. Allora, non saprei dirvi in realtà, perché la sento bene, ma c'è qualcosa di strano. Cioè, un pelino la punta mi tocca. Niente, come non detto, mi ha appena scritto la tatuatrice. Oggi niente va come programmato, molto bene. Mi ha appena scritto la tatuatrice che sta ancora finendo di fare un tatuaggio. Quindi poi deve correre via, prendere qua. E quindi niente, mi metterò al lavoro e pace amen, questo è quello che faremo oggi. Queste invece sono le scarpine, ve le volevo far vedere anche rispetto alle altre. Questo è l'altro modello che vi stavo dicendo prima, che ho usato tantissimo. Infatti si vede perché queste dopo un po' che le usi cominciano a fare questa cosa sui filamenti, vedete? Il problema con questo è solo uno, che qui dentro mi si è tutta consumata la suola. E si sente quando indossate la scarpa, però non è fastidiosissima. Sono sempre bianche e nere, perché lo sapete, insomma, la mia fantasia. Però sono diverse, appunto queste sono in tela, sembrano tipo Converse, e però le adoro follemente. Queste invece sembrano tipo Dunkelow. Niente, non usciamo da questo stereotipo. Anche il retro, come vedete,
è differente. Però ovviamente anche parlando con Ale mi ha detto queste sono in pelle, quindi dopo un po' cedono. Proprio a malissimo cuore dovrò tenermele. Eccoci qua, salutino come sempre dal piccolo ometto qua. Tra l'altro domani mattina devo andare assolutamente in un posto a fare una cosa per lui, quindi poi devo richiedere la macchina a mio nonno, perché dovete sapere che lei ha questa tradizione la mattina di andare a far colazione con le amiche al bar. Quindi mi ha dato le chiavi per tenerle questo pomeriggio, perché mi ha detto se ti dovessero servire le hai. Poi gli ho detto domani dovrei appunto andare in questo posto prima di mezzogiorno perché poi chiude, bla bla bla. Quindi mi ha detto ok, visto che le hai non me le riportare, tienile queste già per domani. Le hai tu. Però le ho detto no, nonnina, lo sai che devi andare a fare colazione con le tue amiche, quindi vai tranquilla, poi ripasso e le vengo a prendere. Quindi insomma tutta questa storia. Poi qui sto ancora editando il video, i decluttering sono infiniti da editare e ho ancora 50 minuti di girato. Dopo devo andare a fare la cena, devo preparare i calamari che mi portano via sempre tantissimo tempo perché io poi sono ossessionata, devo pulire il pesce sempre perfettamente, quindi ci metterò un pochino, poi vi faccio vedere come lo faccio perché secondo me è buonissimo. Io mangio pochi tipi di pesce, cioè a parte il sushi che sono crudi eccetera, però il pesce cucinato qua molto poco, il calamaro sicuramente uno dei miei preferiti, quindi vi faccio vedere se magari appunto anche voi avete questa difficoltà come lo faccio, perché very good job. Quindi adesso appunto mi monto un altro po' il video. Ora, come sempre, la missione è la medesima. I miei zii sono in vacanza, tornano domani. Mia cugina oggi non poteva passare, quindi vado a vedere il gattino, che tra l'altro è diverso perché hanno preso un gattino nuovo. E a me mi vedete invece tutta bella idratata. Mi sono fatta un immenso trattamento prima, tra maschere, mascherine e cose, per cercare appunto di risollevare qua la situazione. Quindi l'idratazione è percepibile, adoro. Guardate, adoro. Ed ora missione micina, che prima di tutto dobbiamo trovare. Oddio ragazzi, pensavo fosse questa, ma mi sa che è un po' piccola. Eccola, scendi un po', fatti vedere. Ma che bella. No ragazzi, voi non avete capito quanto è bello questo gatto. Ciao patata. Allora, io non sono molto tipo da gatti, lo sapete, ma guardatela. Vi prego, di questo grigio meraviglioso. Ma sei bellissimo, non ti buttare, ti prego, che mi mettete un'ansia ogni volta. Lo so che i gatti fanno certi balzi, ma io non sono abituata. E ora facciamo un po' di pulizie per te. Tra l'altro scusatemi l'outfit, tutto in pandan, anche quando sto a casa lo stile non va a pile. Cioè, le ho fatto anche questo piattino di patè e lei sta andando via. Un gatto totalmente tipico. Vuole solo le coccole. Devi anche mangiare, sei magra, una modella. Tiè, guarda qua. E ora Zietta ti deve lasciare perché devo andare a cucinare per i suoi di bambini. Dov'è? Eccola qua. Ora, esperimento sociale. Vediamo se i miei cani si accorgono che sono stata da un gatto. Amarok dovrebbe essere molto attento agli odori. Ciao. Ciao. Chi è? Chi è? Non ti frega niente, molto bene. Cioè che ho un buco sotto al calzino, apparentemente. Ieri volevo fare una cernita calzini perché tipo ne ho un botto, dopo vi faccio vedere. Penso sia una cosa che però rimanderò domani perché già devo finire ancora di editare il video. Stasera c'è Masterchef, lo sapete che tutto posso saltare tranne Masterchef. Ora però missione calamaro. Allora, mia nonna stamattina me l'ha portati. Credo gli abbia già dato una sciacquatina, ma io devo fare tutte le mie cose. Purtroppo sono un po' picky e devo stare lì e togliere tutti i pezzetti che non mi piacciono. Vi faccio vedere, in padella ho messo olio, peperoncino, pepe, aglio. Poi ho tagliato i calamari a listarelle praticamente tutti quanti. Tra l'altro ci ho dovuto mettere il gochugaru perché non abbiamo più il peperoncino macinato. È finito, questa è una tragedia. Segnare, ricomprare peperoncino. Questo dove lo metto? Non lo so. L'unica cosa che dovremmo aggiungere è vino bianco. Quale devo prendere da qua? Quello all'aperto? Beh. Metteremo questo, ma comunque un vino bianco qualsiasi. Tutti che si ritirano tutti. Oh, così. Prego. E ora si accartocciano, non si sono magari. Così sembrano gli occhi di riso. Quando diventano bianchi, ovviamente, andiamo col vino. Niente occhio, cioè. Non ci dobbiamo ubriacare. Non soddisfatta, mi sono inventata anche questa ricetta lampo per fare questi. E ora voi mi direte,
Ila, dici, svelaci tutto. Allora, io posso svelare cosa c'è, ma non le quantità, perché come sempre faccio tutto a occhio. Magari la prossima volta cerco di pesarle. Però sono i biscottini, praticamente. Presente, tipo... Guardate, sono molto simili. La cosa c'è dentro? Non c'è nessun tipo di farina. O meglio, c'è quella di cocco. Questi potrebbero essere tipo dei keto biscotti. Cacao amaro e albume. Vi giuro, buonissime. Ovviamente non sono dolci. Poi 180 gradi, 15 minuti. Allora, l'editing sta iniziando adesso. O meglio, sta ricominciando adesso che è mezzanotte e due. Vediamo quando finirò. Ho la sveglia alle 9. Sarà molto interessante. Ho appena messo il video in carica. Come vedete 12%. Ho fatto la copertina. Qua devo mettere a posto il lettino. Preparare per la notte. E mentre ho acceso il mio proiettore. Tararara, guardate che meraviglia come sempre. Tutto ciò si è fatta l'1:34. Guardate, in realtà sono stata anche abbastanza veloce. Non so perché ci voglia sempre una vita ad editare i decluttering, ma comunque siamo più di metà dell'opera, quindi mancano ancora due parti. Spero apprezziate. Sono dei video che a me rilassano tantissimo da vedere, quindi sì, più che altro sono di compagnia. Detto ciò, quindi ci vediamo domani, che ora sveglia tra tipo 6. E buongiorno ragazzi, mi sono un po' sistemata stamattina, ho fatto bella skincare, poi ho coperto giusto i brufolini che avevo, ma sul viso non ho messo nient'altro perché dopo, come vi dicevo ieri, devo andare a fare il laser, quindi baffetti e ascelle. Quindi ho fatto soltanto un piccolissimo trucco occhi, giusto per stare sistemata sopracciglia. Adesso invece devo andare a prendere un documento importante in un posto che altrimenti chiude a mezzogiorno, quindi mi devo sbrigare. Ho fatto il trucco appunto in diretta con voi su TikTok. Questi giorni sto cercando di farne un po' di più, anche diciamo un po' più brevi. Sono arrivata nel posto dove dovevo arrivare, un casino per trovare il civico. Infatti scrivevo online al servizio, la signora: è il civico numero? E io: ma sono qui davanti, non mi aveva detto che dovevo entrare, passare dietro, cioè questi posti nascosti, per favore, cioè non potete triggerare in questo modo la mia mente che è già molto molto sensitive. Quindi questa missione è stata fatta, anche se non al 100%, perché mancano ancora delle cosine. In tutto ciò, oggi venerdì, in teoria pranzo la piadina con il salmone affumicato, avocado, tutte cose. Solo che non voglio il salmone affumicato oggi, quindi sono andata a fare la spesa. La piadina col prosciutto crudo è la mia preferita. Solo che la nutrizionista mi ha dato queste piadine della Mulino Bianco, ma sono minuscole. Cioè, guardate la mia mano, neanche come la mia mano sono. E rimosso tutto il grassettino così, in modo quasi maniacale. Purtroppo ragazzi io mangio male, soprattutto queste cose tipo affettate. Oggi è uscito il docufilm, documentario diciamo eccetera, di Hobby, di J-Hope, Hope in a Box. Eccolo qua. Allora, in realtà non so se è perché ho messo il VPN, fatemi sapere se c'è anche senza VPN. Comunque sono molto curiosa di vederlo. Quindi cominciamo perché dura un po', quindi guardo un pezzo adesso e un pezzo poi dopo magari. Mi giuro, sembra una cretina che si mette a piangere perché lo vede felice. Appena arrivata, tra l'altro, guardate come ho messo la bustina con la cintura, perché ho pure mi cascasse tutto. Ho portato un bel po' di prodotti a Fra, sono stata molto generosa. Quindi adesso vedremo anche la sua reaction. Adesso andiamo subito. Ci stiamo andando l'occhialetto. Siamo pronte. Tu pure tu devi mettere questo, certo, vero? Vai, mettitelo. Cioè ragazzi, ma che stiloso. A parte lo voglio. È bellissimo. Vedi, siamo rosa così. Sì? No, fa un filtro bellissimo. Cioè vedi tutto. Ok. Il mondo è rosa. Adesso inizia la denudazione. Disidratato. No, ti passi anche a mano. No, 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 è così qua. Comunque c'è un certo stile, potrebbe essere un nuovo stile effettivamente. Bello. Aspetta che te lo faccio. Zitta, no, dai, metto in bocca. Ah, mettete del piercing dentro. Ah, è vero, questo non lo ricordo. Non è una bellissima sensazione, se posso dirvi. Così abbondante. Sì, vuoi ossionarti? No, mai. Ma te stai fermo sta bocca a pesce? No. Non è professionale da parte tua.
posso dire che se venite vi tratterò in modo diverso. Trattamento finito, è ufficialmente il compleanno di Hobby. Quindi eccolo qua che sta in live. Adesso me la guardo un po' e poi riparto. Comunque, come avete visto, il trattamento è super indolore. Stavolta mi aveva anche alzato la potenza del macchinario. Adesso poi appena ricresceranno i peletti rifarò la foto, così poi comparo dopo le varie sedute. Tornata a casa, mi sto scaldando lì l'acqua per il tè. Proseguo a vedere il documentario di Hobby, che tra l'altro ho visto che c'è anche su Disney Plus Italia, quindi tutto quello che ho fatto è stato bene o male inutile. Qui i biscottini che ho fatto ieri con l'albume, il cocco e il cacao. E poi io ci metto un po' di questa marmellata, sa tipo di sacher, anche perché comunque è tardino, sono quasi 6. Dopo devo ripassare dal gattino di zia. Stasera avevo detto che andavo a vedere Ant-Man forse, ma in realtà credo ci andrò domani. Tra l'altro domani devo anche vedermi con Diane, dobbiamo andare a pranzo insieme, devo chiedere a nonna se mi può ridare la macchina ovviamente, e poi appunto mi vado a fare il mio pomeriggio al cinema da sola. Io non posso vedere i video di questo ragazzo, vi giuro, lui, cioè più di tutti non lo so perché mi fa emozionare, perché io vedo, ed è per questo che li apprezzo così tanto, l'impegno che ci mettono. Vi giuro, è fuori dal normale, cioè queste sono le persone che dovremmo prendere come esempio. Sono fortunatissima a conoscerli e a supportarli. Vi giuro, io non riesco a guardare le sue cose senza piangere. Ciò che sono anche ipersensibile, mi è venuto il ciclo oggi, però porca miseria. Cioè sembra una cretina adesso, ma chi se ne frega. Purtroppo stamattina abbiamo scelto le lacrime. No, sto scherzando. Mi sto preparando, mi stavo mettendo le lenti perché oggi ho detto sì. Più che altro mi sono ricordata di averle. Queste qua sono le Grey, dopo vi faccio vedere bene che adesso non si vede niente. Ogni volta devo fare lo show prima che mi si abitua l'occhio. Poi preparata veloce e vado, perché ovviamente sono già in ritardo. Cioè letteralmente ho forse 20 minuti per fare tutto. Ed ecco il look finito. In realtà ho fatto una cosa molto naturale, vedete le lentine sono così. Mi piacciono tanto perché danno l'effetto solo del tipo contornino, lo sapete che a me piacciono più che altro quelle. Sono arrivata, appena parcheggiato, ovviamente c'era un traffico tremendo. Primo perché è sabato, secondo perché c'è carnevale, io mi ero completamente dimenticata che vengono qui a Ostia con i bimbi a fare tutta la cosa dei coriandolini. Va bene, vedremo cosa riusciremo a fare. Comunque io e Dayoung ci eravamo incontrate perché le dovevo portare una cosa, tra insomma le altre cose, rivederci eccetera. Ovviamente secondo voi cosa mi sono scordata? Quell'unica cosa che le dovevo portare. Questo dimostra il mio livello di esaurimento. E poi stavo facendo tardi, quindi mi sono dovuta pure rivestire come ieri. Detto ciò, tutto magnifico e meraviglioso. Ora la aspettiamo e poi appunto capiamo bene cosa fare. Eccoci qua, siamo arrivate al mercato. Vi giuro, non venivo da un mercato da non so quanto tempo. Cercando le scarpe e i vestiti. Ecco l'amica. Non è soddisfatta. Lei pensava di trovare qualcosa effettivamente. No. Invece non c'è niente. Cioè uno stivaletto le piaceva, ma neanche quello può. Però vi giuro, guardate quanta gente. È pienissimo. Eccola qua, facci vedere. Niente. No, sono tutti 36. Sono tutti numeri piccoli, sì. Non è il nostro stile. Cioè mi ci vedete un attimo comunque. Eccoci qua. Allora, non vi ho ripreso il pranzo, però siamo state delle brave ragazze. Abbiamo preso un'insalata. Abbiamo preso un'insalata. Grazie. Le focaccia. È sabato, ragazzi. Olioso. Potevamo fare molto peggio in quel posto. Era buono. Ma ora prendere un ragazzi, venite qua. Ossia, come si chiama questa piazza? Noi? Piazza Ancomarzio. Ancomarzio. Ci sta proprio il posto dei Grafen. Si chiama Paglia. Paglia Grafen li dovete prendere. Allora, quella abbiamo preso. Aiutami un po' a aprire con due mani. Grazie, assistente. Abbiamo quella la crema. No, vi giuro, così sembra spiattellato. Pure non sapevo neanche quale. Esatto. Vabbè, lo mozzicheremo, lo mangeremo, lo capiremo. Abbiamo una la crema e quello speciale con la ricotta, cannella e robe. Il video nel video. L'assistente videomaker. Poi lo zucchero che mi cadrà addosso, lo devo dire. Oddio, questo è quello speciale carnevale. Mm. Con la crema, cannella al kermes. Sì, sì. Com'è? Non si può mangiare. Niente. Ma dai, pare. È buonissimo. Poi caldino. Non si sente tanto l'alkermes. Cioè, io odio. Ma che cos'è il kermes?
Ma il mio cuore, quello rosso, quando ci fanno la bagnata dei dolci, no? Io è meglio che mi sta zitta. Tutti i tuoi video me ne sento un po' di cannella. No, è buono. La ricotta si sente. Non vuoi assaggiare? E la pancia dice no. Vabbè, dovrò finirlo. Poi col tizio che... raspa la cosa da sola. Guarda, c'è lo zucchero che ti rimane. Lasciami stare. Stasera sarò malissimo, lo dico. Eccoci qua. Poi non sono abituata con i dolci, quindi... Vuoto. Allora, forse mi piaceva più quell'altro. Sì, dici. Sì, io impazzisco, raga. Però questo sa troppo di limone. Sembra no. Poco crema pasticcera, pasticcera. Cioè, buono, cioè, sto proprio cercando di dirvi. Approvato. Da quant'è che non lo mangiavi? No, ma che una vita. Saranno almeno 6 anni. Quell'altro gli davo un 9. Questo è un 7. E ora, ragazzi, è arrivato il momento di andare al cinema. Quindi cosa farò, visto che oggi appunto mi sono messa le lenti? Vado a disinfettare e mi tolgo le lenti, perché sennò io al cinema così non ci vado. Cioè, le lenti sono bellissime, ma non le posso tenere più di tot. Ecco qua. Guardate che strano l'effetto. È stato più semplice del previsto. Ora di corsa a vedere Ant-Man. Oggi trovatemi, che ho preso sia le M&M's sia i popcorn. Vi prego, non si vede che carino. È viola, verde e bianco. Tornato appena adesso a casa. Ragazzi, i film sorpassabilissimo purtroppo. Ant-Man non mi fa impazzire in generale, già come personaggio di sé. Questo film, cioè, ripeto, sorpassabilissimo. Lo sono andata a vedere, ovviamente, come tutti i film della Marvel. Soprattutto inizio fase 5. Spero non prenda l'andazzo che penso che prenda, perché se cominciano questa cosa di Kang, non Kang, bla bla bla, non lo so. Sono un po' preoccupata, ecco. Vedremo dove vogliono andare a parare, anche poi con Guardiani della Galassia. Diciamo che stanno cercando di chiudere un po' tutti i film, quelli che hanno da tanto tempo, per iniziare poi con tutta la cosa degli Young Avengers e tutti i personaggi, diciamo, più giovani. Ho detto, ciao, adesso mi strucco, faccio la doccia, metto un po' a posto, perché prima sono uscita in velocità, ho lasciato un po' tutto così. Ragazzi, purtroppo è arrivato quel momento, le ultime due puntate di Alchemy of Souls. Amareggiata, triste, non volevo guardarle, perché dico no, perché poi finisce. Mi è piaciuto tantissimo questo K-drama, lo trovate su Netflix. Non sono neanche alla metà della penultima, però già ne sento la mancanza. Poteva benissimo essere racchiuso il tutto in una stagione, come tutti i K-drama che si rispettino. Hanno voluto un po' portarla allo sfinimento, però insomma, bella è bella, eh. Purtroppo il mio prossimo vlog si intitolerà Benvenuti nella vita di un clown. Io che dico, vado a dormire presto oggi, le 3:29, ma adesso giuro che vado a dormire. Buongiorno ragazzi, stamattina sto provando degli outfit. Non mi chiedete perché sto provando degli outfit. Mi sono svegliata ovviamente molto tardi, cioè erano tipo le 11, dopo la notte brava di ieri. Ho finito di vedere la puntata di Alchemy, quindi finito Alchemy. La fine è un po' me, devo dire, cioè proprio te la buttano lì scontatissima, però tutto il resto è bellissimo. Sì, in tutto ciò le scarpe non ho ancora deciso se renderle o meno, non le ho ancora messe ovviamente al di fuori di casa. È che non lo so, c'è qualcosa che non mi convince al 110.000%. Però mi sono ricordata che vi avevo detto una cosa, che avremmo dovuto mettere a posto i calzini. Perché allora adesso io vi faccio vedere la situazione dei calzini, cioè è questa. Non penso che un essere umano possa mettersi così tanti calzini, non capisco neanche quali prendere ogni volta, è un casino. Vi prego, non commentiamo. Faremo anche una cerniera dei calzini. Ho deciso invece che l'argomento seno ve ne parlo meglio in un mukbang a parte, perché altrimenti diventa lunghissimo questo video ed è un casino. Poi, tra l'altro, devo anche fare una cernita delle collane. Ecco perché mi vedete anche incollanata, perché io le tengo tutte qua. Devo vederle un attimino, perché poi ogni tanto me le scordo anche, capito? Quale ho, quale non ho. Nel mentre stavo ascoltando Airplane Part 2. Quindi let's go, ecco la mia mattinata. Tra un po' scendo, mi vedrò un filmetto al computer mentre cucino, penso. Però è una cosa che ho già visto, tipo Descendants. Sapete quelle cose con le musichette? Un po' così. Vi espongo cosa sta succedendo qua. Allora, qui abbiamo la massa neri e bianchi e ok.
Qui diciamo ho sistemato un po', come vedete sì, anche il mio intimo è tutto nero, benissimo. Qui ho i calzettoni quelli più alti, qua ho quelli tipo pelusciosi da mettere a casa, le calze, queste sono tutte quelle colorate con le varie stampe. E adesso devo mettermi a vedere quali di questi sono rovinati tanto da doverli buttare. Mentre qui in questo sacchetto ho messo tutti quelli da regalare o da portare, tipo ai secchioni, quelli dei vestiti, insomma. E questo è il risultato finale. Cioè, non lo so, vi ricordate quanti erano prima? Adesso vi faccio vedere quanti ne ho tolti. Credo magari porterò questa stasera da qualche parte. Cioè, guardate quanti calzini! Praticamente sono stata a girare video fino adesso, sono le 11 di sera di domenica. Non si dica che poi uno non lavora, però almeno mi sono portata avanti per tutti i video della prossima settimana, quindi ho tempo poi di girare qualche reels e dovrò soltanto, tra virgolette, soltanto montare i video, tra cui anche appunto questo vlog qui, che ovviamente oggi arriva alla sua conclusione perché altrimenti non finiamo più, così comincerò poi a registrare quello per settimana prossima, invece che i video singoli magari di ogni giorno, o magari riuscirò a fare più video di più giorni e metterli insieme, adesso vediamo. Comunque per questo video è tutto, per ora vi saluto, grazie per essere stati con me, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video che sarà sicuramente tra pochissimo, quindi non vi preoccupate, non sarete soli per troppo tempo. Ciao!